Ciao, sono Cristiano Libardi e questa è una nuova puntata di Ballon Par TV. Oggi andiamo al mare. Ed oggi presentiamo un tema molto interessante per questo periodo, un tema anche molto colorato. Andiamo quindi a vedere il mondo delle sirene. Iniziamo con i coordinati tavola, ne abbiamo tre da presentare. Iniziamo con un coordinato di Unique, con piatto grande e piatto piccolo. Naturalmente con tovagliolo e bicchiere coordinato. E poi andiamo a degli altri accessori interessanti, come la tovaglia e delle bustine per regalini o dolciumi. E poi, fantastico, un centrotavola sempre a tema, carino, in carta. Passiamo al secondo coordinato, un prodotto di Givitalia, anche questo tema sirena, bellissimo il motivo del tovagliolo che si ritrova anche sul piatto. Particolarità del piatto è che ci sono alcune parti olografiche, quindi molto carine perché luccicanti. Poi abbiamo naturalmente il suo bicchiere e dei fantastici cake topper sempre a tema, alle candeline e un bellissimo festone in italiano, quindi con la scritta buon compleanno. Passiamo al terzo coordinato, un prodotto di Party Deco molto particolare perché bellissimo questo piatto a forma di conchiglia ed anche un fantastico bicchiere con il manico, e poi molto carino perché è iridescente. E veniamo anche a degli accessori come questi sei cappellini iridescenti, ma anche a questi cake topper sempre iridescenti. Poi abbiamo anche un altro bicchiere da abbinare, è molto carino, sempre con il tema delle squamette della sirena. Veniamo anche a degli accessori come ad esempio questi porta confetti, porta regalini, molto molto belli, con la chiusura a forma di pinna. Poi abbiamo dei fotoprops. Veniamo anche a delle coroncine, un prodotto di Amscan. E anche un prodotto di Amscan sono questa confezione di tre meduse che vedete qua dietro, molto molto carine, in tre colori differenti. Dopodiché bellissima questo runner a mo' di rete da pesca. All'interno trovate anche 12 accessori in cartoncino per decorare il vostro tavolo. Molto belle, le consiglio anche per le vostre decorazioni di palloncini. Confettini molto carini e iridescenti. Abbiamo anche delle luci LED a forma di conchiglia. Veramente tantissimi accessori e questi luccicanti e in una confezione veramente veramente fantastica, sembra una scatola regalo, con 12 cake topper iridescenti, molto molto bello. Veniamo anche degli accessori per il corpo come questa bellissima parrucca e anche quest'altro bellissimo accessorio. La gente dietro alla telecamera si sta facendo mille risate. Che dobbiamo fare? E quindi con gli accessori per ora abbiamo finito, passiamo ai palloncini. E veniamo ad esempio a questo fantastico pesetto, ma può essere un bellissimo centrotavola colorato. E poi passiamo ai nostri palloncini, ad esempio con questo 18 pollici con la scritta Happy Birthday. Bellissima questa bubble. Poi veniamo a un po' di
altri modelli, questo 18 pollici, sempre con la scritta Happy Birthday, la nostra sirena, abbiamo questo modello ma ce n'è anche un altro che vedrete sul nostro sito, e questo fantastico cavalluccio marino. E voglio farvi anche vedere queste lettere che vedete alle mie spalle, sono da 35 cm, 14 pollici, disponibili con la valvola e al momento in due colorazioni, sia in rose gold che oro. Lettere confezionate singolarmente, molto belle, rose gold, numeri e disponibili anche con caratteri speciali, molto comode perché confezionate singolarmente. E poi anche la versione gold oro, anche qui lettere e numeri. E veniamo al lattice, abbiamo due modelli di palloncini gemma stampati a tema sirena, carini in diverse colorazioni, compreso il trasparente, e volevo farvi notare che la stampa è su più colori, ad esempio questa in due colori, ma addirittura questa sono anche più di due colori. Guardate il trasparente, molto bello, sia di questa linea che di quest'altra linea. Ricordo sempre che sono palloncini 13 pollici, quindi GS120, molto molto grandi. E veniamo a questa decorazione che abbiamo fatto per l'occasione utilizzando i palloncini shiny della Gemar. Abbiamo utilizzato i quattro colori che più si intonavano, e quindi il celeste, il verde, il fucsia e l'azzurro. Qui abbiamo utilizzato un'asta in alluminio, naturalmente poi piegata, un palloncino ad acqua che funge da peso, una decorazione in TNT che va a coprire il ferro, e poi naturalmente siamo andati a diminuire con le dimensioni del palloncino, e alla fine abbiamo messo le fantastiche pinne che danno l'idea della sirena che entra in acqua. Una fantastica decorazione che può essere utilizzata sia sul tavolo ma anche a bordo tavolo per terra. E adesso una piccola chicca. Taglio un quarto di palloncino, piego in due, inserisco in un G120, gonfio il palloncino esterno, gonfiamo il palloncino interno, quindi il modellabile, tiriamo il palloncino modellabile e facciamo il nodo. Secondo nodo, tagliamo la parte che non serve e poi sgonfiamo il palloncino esterno. Facciamo capitare il collo del palloncino al centro, semplicemente mettendo un po' di aria all'interno e facendo scivolare il palloncino esterno. Prendiamo una 50 con una bacchetta, lo inseriamo dentro al G120, tiriamo fuori la bacchetta, gonfiamo un po' il palloncino esterno e poi il palloncino interno. Nodo al palloncino interno, quindi alla 50, togliamo il collo del palloncino e sgonfiamo e facciamo passare il palloncino tondo dall'altro lato,
e avremo creato questo effetto al palloncino. Ok, nodo. Prendiamo 4 palloncini a 50, un puff di pompetta e nodo, sempre un puff di pompetta uniamo e uniamo. Poi prendiamo 8 palloncini modellabili, un filo d'aria e nodo. E adesso lo andiamo a mettere e la nostra medusina è terminata. Un altro consiglio che posso darvi è quello di sostituire il palloncino esterno, quindi anziché usare un G120 usare un link, in modo che poi alla parte nella parte alta potete utilizzare il link per poter appendere la vostra decorazione. E per oggi è tutto, spero di essere stato utile per i vostri lavori. Mi raccomando, mettete un like qua sotto, iscrivetevi, cliccate sulla campanella così sarete avvisati per i prossimi video. Vi ricordo che qua sotto trovate un link dove potete andare a cercare i prodotti che abbiamo utilizzato in questa puntata, quindi abbiamo fatto noi la selezione per voi. Ragazzi, vi saluto, alla prossima, ciao!